L'epatite virale da virus B è una nuova realtà, anche se poi non possiamo considerarla certamente nuova perché è vecchia da secoli. Di fatto però in questi ultimi tempi, per una serie di motivi, il cui più importante è l'enorme massa migratoria che interessa le nostre regioni, gente che proviene da aree in cui la malattia è molto diffusa, chiaramente raggiungendo il nostro territorio porta nuovamente all'attenzione questo tipo di infezione. Malattia storica legata a situazioni per fortuna ormai possiamo considerare superate, pensiamo alla nascita dei bambini da mamma portatrice di questo virus che attraverso l'immediata profilassi e vaccinazione alla nascita, se la mamma è stata adeguatamente individuata prima del parto, non dovrebbe essere più un problema. Dico non dovrebbe perché bisogna sempre vigilare che questo avvenga durante la gestazione, oppure la trasmissione del virus attraverso manovre sanitarie o strumenti sanitari non perfettamente sterili, si pensi alla volta alle siringhe che venivano utilizzate per bollendole per tutta una serie di individui, oggi questo con le siringhe monouso, anche là tra i tossicodipendenti che pure hanno l'abitudine di a volte scambiarsi le siringhe, la possibilità di utilizzare siringhe monouso dovrebbe portare. Però il fatto che la malattia è una malattia in cui ormai la trasmissione è diventata prevalentemente per via sessuale, invece richiama all'attenzione una malattia che è proprio perché non viene fatta un'adeguata profilassi, soprattutto in quelle classi di età che non sono state coperte dalla vaccinazione, può diventare una malattia importante e a volte, anche se raramente, è mortale nell'immediato, oltre che le conseguenze a lungo termine, quali possono essere l'epatite cronica, la cirrosi e lo sviluppo del cancro. Quindi una malattia che è anche alla luce dei nuovi farmaci che noi abbiamo a disposizione per combatterla, deve essere all'attenzione di tutti, deve essere all'attenzione dei medici di famiglia, deve essere all'attenzione dei consultori dove i giovani si rivolgono a volte per avere dei pareri su problemi sanitari, deve essere all'attenzione delle associazioni di volontariato, deve essere quindi all'attenzione del mondo medico e sociale in senso generale. Una persona a rischio di epatite B deve innanzitutto recarsi dal proprio medico di famiglia. Con il proprio medico di famiglia bisogna avere un colloquio molto franco e leale rispetto al proprio stile di vita, rispetto per esempio alle proprie abitudini sessuali, al fatto di avere avuto interventi di piccola chirurgia, anche interventi qualche volta molto banali, per esempio l'andare costantemente dal pedicure o dal manicure, che può fare in modo che questo virus si sia in qualche modo contagiato. Naturalmente, oltre al colloquio franco, cioè quella che il medico chiama anamnesi, bisogna poi entrare nella logica di mutare il proprio stile di vita e soprattutto, direi cosa essenziale, sottoporsi al test per l'HBSAG e naturalmente a test complementari come la valutazione delle transaminasi. Il ruolo del medico di famiglia rispetto al tema dell'epatite B è quindi, anche in conseguenza di quello che abbiamo detto, il ruolo di colui che per primo viene a contatto con i soggetti a rischio di avere contratto l'epatite B. Quindi il medico di medicina generale dovrebbe conoscere bene le categorie di soggetti a rischio. Con questi soggetti a rischio deve intraprendere un rapporto, un'anamnesi, quindi una conoscenza delle loro abitudini e degli stili di vita che possono in qualche modo trasmettere questo virus. Una volta fatto questo, il medico deve decidere se sottoporre questi malati al test.
Se il test risulta negativo si ricomincia da capo, la storia continua, se il test risulta positivo invece il compito del medico di famiglia è di intraprendere una strada, un contatto con uno specialista attraverso il quale decidere se sottoporre o meno il paziente che ha bisogno a un trattamento e naturalmente monitorare il trattamento nel tempo, perché quando il paziente viene sottoposto a trattamento poi ritorna dal medico di famiglia, col medico di famiglia rimane ovviamente per diversi anni. Rispetto all'epatite B in questi anni abbiamo un po' perso l'attenzione noi medici di famiglia, perché siamo stati sovrastati dal tema dell'epatite C che è diventato prevalente, e soprattutto perché l'epoca vaccinale, i bambini da 1 o i soggetti da 1 a 28 anni in questi anni in Italia sono stati vaccinati, ci ha fatto un po' perdere l'abitudine ad avere relazione con questo tipo di malattia e quindi con i malati. Credo quindi che l'iniziativa messa in campo da Bristol Myers Squibb sia assolutamente meritoria, perché riallerta i medici di famiglia, che sono la sentinella sul territorio nazionale rispetto al tema dell'epatite B, perché le informazioni che vengono date vengono distribuite a tutta la popolazione e facciano in modo che la popolazione si rivolga istituzionalmente al proprio medico di famiglia se ha un sospetto, se ha un comportamento a rischio, anche perché così si ripercorre correttamente la strada, la trafila che deve fare partire dal paziente che ha un sospetto, che va dal suo medico di famiglia, il quale indirizza lo specialista. Tutto questo minimizzando viaggi inutili, risparmiando indagini inutili, ottimizzando quindi risultati con i costi della malattia che devono continuare a rimanere bassi.